quando esci di casa cerca di portare al seguito un telefono cellulare. Questo ti può servire per l'emergenza, avendo cura ovviamente che il cellulare abbia la batteria carica. Ricorda, quando cammini per strada è utile chiudere sempre la borsa tenendola vicino al corpo con la chiusura della zip in avanti, in modo da proteggere da mani furtive. In caso di scippo, lascia la presa. Ci dicono le forze di polizia che non serve mantenere resistenza, è un gesto naturale, però può provocare maggiori danni di quello che si sta subendo. Potresti cadere a terra e riportare delle ferite maggiori o delle ferite addirittura gravi. Se pensi che qualcuno ti stia seguendo, attira l'attenzione delle forze di polizia chiamandole o avvicinandoti a qualcuno o avvicinandoti a un ufficio dove poter con tutta tranquillità sfuggire e chiedere aiuto a qualche passante. Puoi entrare anche in un bar, puoi entrare in un negozio, puoi entrare in un luogo affollato, così da evitare che qualcuno che ti abbia seguito perseveri nella sua azione delittuosa. In strada, quando esci, cerca di avere con te le maggiori sicurezze.